Adesso andiamo in diretta Perfetto. da Atri, dove c'è Paolo Renzetti che ha seguito la visita del presidente della regione Marsilio e dell'assessore alla sanità Veria all'ospedale San Liberatore. Prima sono stati i due rappresentanti della regione nell'ex zona rossa della Valfino. Allora, linea a te Paolo, buonasera. Buonasera, buonasera Alfredo, buonasera dall'esterno dell'ospedale San Liberatore di Atri, uno dei presidi Covid della nostra regione. La visita, come hai giustamente ricordato tu, da studio del presidente della regione Marco Marsilio, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e dei vertici della ASL di Teramo si è conclusa da una ventina di minuti. È stato il giusto tributo che la regione ha voluto dare a questo importante presidio ospedaliero che ha lavorato tanto e bene in questi 2 mesi per la lotta al coronavirus e di questo grande lavoro fatto dal presidio ospedaliero atriano. Ho voluto proprio parlare il presidente della regione Marco Marsilio, che ha sottolineato proprio quanto è stato prezioso il lavoro dell'ospedale San Liberatore di Atri, ma Marsilio ha parlato anche del futuro, di quello che accadrà dopo l'emergenza, che tutti sperano possa finire nel più breve tempo possibile. Dunque, presente con l'ospedale Covid di Atri, che continua a lavorare ovviamente per la cura dei pazienti positivi, ma futuro per guardare a quello che sarà proprio il domani del San Liberatore. Dicevamo, la visita del presidente della regione Marco Marsilio, accompagnato dall'assessore Veri. Precedentemente, lo hai ricordato tu Alfredo, c'era stata la visita a Castilenti, in uno dei comuni della ex zona rossa della Vallafino. Al termine della visita a Castilenti, dunque, il presidente della regione si è portato qui ad Atri e allora possiamo andare a vedere, a seguire insieme l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con il governatore della regione Abruzzo. Visitare uno dei centri della Valfino per portare una presenza, una solidarietà, anche una testimonianza di vicinanza come è stato in tutti questi giorni. Io ho dovuto faticare molto per trovare, diciamo, la strada anche giuridica per poter costituire questa zona rossa. Non esistevano norme da parte del governo che consentissero questa misura. Tante regioni si sono trovate a dover affrontare un'emergenza particolare in alcuni territori e una alla volta hanno poi dovuto istituire queste zone rosse. Noi siamo stati tra i primi a doverlo fare e però in quei giorni, ripeto, non c'era una norma da parte del governo, anzi, quando mi confrontavo con il governo c'era l'insistenza a dire ormai tutta l'Italia è zona rossa, non c'è bisogno di un altro perimetro speciale. E poi, quando più di un mese fa, perché noi abbiamo costituito la zona rossa il 18 marzo, un mese praticamente ormai quasi un mese e mezzo fa, e comunque io già da una settimana prima chiedevo al governo come muoverci e quale strada dovessimo imboccare, e la risposta era quasi come dire che in Abruzzo c'era un numero di malati che una qualunque comune della Bergamasca faceva in un giorno solo, e quindi non veniva percepita l'urgenza e l'emergenza, la pericolosità della situazione della Valfino. Per questo poi il 18 marzo abbiamo deciso di fare l'ordinanza insieme all'assessore, senza attendere il via libera da parte del governo. Devo dire che da questo punto di vista perlomeno non c'è stata ostilità successivamente, cioè una volta costituita nessuno ha impugnato l'ordinanza, quindi c'è una situazione che oggi possiamo definire sotto controllo. Nell'essere sotto controllo, l'ospedale di Atri è stato un presidio formidabile, fondamentale, bene che ci fosse e che ha avuto questa capacità di riconvertirsi in poco tempo, in pochi giorni. Complimenti a tutta la classe medica, a tutta la dirigenza, anche al sindaco e ai cittadini. Presidente, il 4 maggio partirà la cosiddetta fase 2 e ieri c'è stato l'annuncio del Presidente del Consiglio. Secondo lei, quanto scritto nel decreto della Presidenza del Consiglio e quanto si doveva fare? Credo che sia anche utile diversificare, lasciare magari la libertà, non è stata lasciata invece alle regioni, i territori possono soltanto inasprire i provvedimenti, le misure presenti, non possono invece magari al contrario alleggerirle, allentarle, facendo una valutazione insieme ai servizi epidemiologici, ai servizi sanitari, sull'opportunità invece magari di allentare la presa. Ecco, non
credo che non possano essere trattati esattamente allo stesso livello territori, province, città che hanno magari da giorni e giorni zero contagi con quelle che ancora oggi continuano ad affrontare un'emergenza attiva, e quindi lì un minimo di flessibilità credo che sarebbe stato necessario. C'è un'urgenza di ripartire, la Regione Abruzzo ha anticipato alcune misure come quelle sull'asporto, gli orti, la conduzione hobbistica degli orti e altro tipo di attività minori che però hanno dato insomma, la possibilità di rimettere gli stabilimenti balneari, ecco, la Costa Teramana è il principale elemento di produzione del PIL nel settore del turismo abruzzese. Noi siamo molto preoccupati di una stagione che desta molta inquietudine, molta incertezza, e abbiamo cercato anzi di dare un segnale al contrario per incoraggiare gli operatori. E se dal 1° giugno si può andare al mare, credo che il governo debba anche presto dire in che maniera ci si debba andare e come debbano essere organizzate le attività sul. Non è mancata dunque qualche sottolineatura da parte del Presidente della Regione Marco Marsilio a margine proprio di questa visita all'ospedale di Atri, anche al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quanto deciso dal Governo in vista della fase 2 che partirà, come ormai tutti sapete, il 4 maggio. Ma torniamo a quello che è accaduto fino a pochi minuti fa all'ospedale di Atri, come detto la visita del Presidente della Regione Marco Marsilio. Assieme all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri c'erano i vertici della ASL di Teramo con il direttore generale facente funzione di Giosia. Noi abbiamo ascoltato l'assessore Nicoletta Veri, abbiamo ascoltato anche il primo cittadino di Atri, Pier Giorgio Ferretti. Ascoltiamo. Investiremo ancora di più sulla prevenzione. Colgo l'occasione per dire che lavoreremo affinché ci possa essere un numero elevato di pazienti, ma soprattutto un'indagine, meglio ancora, di persone che possano essere tutti testati. Sia i pazienti avere i controlli, quelli che sono usciti dal Covid, e colgo l'occasione per ringraziare l'associazione che si è costituita proprio in questa sede dei pazienti post-Covid, quindi monitorare questi pazienti nel tempo e soprattutto lavorare attraverso la testistica, la somministrazione dei tamponi affinché ci possano essere indagini ben precise su tutto il nostro territorio. Sindaco, un attestato di stima, di riconoscenza da parte della Regione, dell'assessorato alla sanità per quanto fatto e per quanto sta facendo ancora l'ospedale San Liberatore di Atri in questa lotta contro il coronavirus? Beh certo, quella di oggi è l'ulteriore testimonianza della vicinanza della Regione Abruzzo, la presenza delle massime autorità sanitarie regionali nella persona del Presidente della Giunta regionale, dell'Assessore regionale alla Sanità, del Direttore generale di Giosia, costituiscono l'ulteriore testimonianza, dicevo, della vicinanza alla città di Atri e al presidio di Atri. Oggi è il giorno in cui verrà analizzato quello che è il protocollo di riordino dell'ospedale di Atri, che sostanzialmente lo dividerà in due ospedali distinti, un percorso completamente pulito per le prestazioni non Covid che ripartiranno tutte e un percorso esclusivamente Covid a cui sarà dedicata buona parte del, come già stato detto, del vecchio fabbricato. La direzione generale è stato già presentato all'unità di crisi dalla direzione sanitaria aziendale ed è visto con favore dalla direzione generale e dalla direzione sanitaria aziendale. Quindi questo piano di riordino che a breve farà tornare l'ospedale di Atri, oltre a essere ospedale Covid, a quello che era, cioè l'ospedale che forniva le prestazioni specialistiche, il secondo ospedale della provincia di Teramo, dopo quello del capoluogo, che offriva il maggior numero di prestazioni specialistiche. Inutile dire che quello che è stato dato dall'ospedale di Atri oggi viene riconosciuto, è un ospedale che si è arricchito già sinora di materiali e attrezzature per oltre 600.000 euro, ma è anche, come non avevo dubbi che fosse, un ospedale che anche nell'opinione pubblica oggi viene riconosciuto come un grandissimo punto di sicurezza, dove la tradizione sanitaria
è stata sempre ampiamente riconosciuta e oggi ne è stata data una maggiore testimonianza. Sindaco, quindi a breve vi incontrerete con ASL Teramo e soprattutto Regione Abruzzo per parlare di questo piano di riordino e del futuro dell'ospedale? Oggi ne parleremo questa sera stessa sul protocollo che è già stato presentato venerdì dalla direzione sanitaria, proprio per dare il via già dalla settimana prossima l'ok a questo piano di riordino che farebbe ripartire tutti i servizi e che comunque in ogni momento consentirebbe in caso di un ritorno di una forte emergenza epidemiologica a un ritorno a una riconversione comunque a presidio Covid. E queste dunque le parole del sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti, precedentemente le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì al termine della visita che è stata effettuata, compiuta questo pomeriggio fino a pochi minuti fa all'ospedale San Liberatore di Atri, da dove vi parliamo. È iniziato anche a piovere, dunque tutto per questo collegamento in diretta da Atri. Grazie a Loris Bennato per la collaborazione tecnica. Linea che può tornare allo studio, a te Alfredo.